Un caro saluto a tutti da Don Vittorio, parroco di Sovicille. Condividiamo oggi qualche breve riflessione sul Vangelo che è la liturgia di oggi, giovedì della settima settimana del tempo di Pasqua, ci consegna. È un brano del Vangelo di Giovanni, come ci sta accompagnando, in questi giorni, e lo leggiamo insieme. Siamo al capitolo 17, versetti 20-26. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa. Come tu, o Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. E questo è un brano del capitolo 17 del Vangelo di Giovanni, che è comunemente chiamata la preghiera sacerdotale di Gesù. E questo capitolo 17 è a conclusione di un grande discorso che Gesù rivolge ai suoi discepoli nel Cenacolo, dove appunto si è consumata l'ultima cena che il Vangelo di Giovanni apre con quel gesto emblematico e significativo che è la lavanda dei piedi. Dopo questo gesto di apertura ci sono le grandi parole di Gesù, che abbracciano appunto diversi capitoli, dal capitolo 13 fino appunto al capitolo 17, che si conclude con la preghiera sacerdotale. E io voglio sottolineare solo qualche aspetto brevemente, perché non c'è il tempo, ma come capite questo è un brano, come tutto il capitolo 17, molto intenso, che andrebbe approfondito. E io voglio sottolineare solo qualche aspetto che mi sembra utile anche richiamare per la nostra vita, per il nostro cammino di vita cristiana. Beh, certamente una cosa che risalta subito agli occhi leggendo questo brano è questa ridondanza, questa apparente ripetizione, no, di concetti in bocca a Gesù, che è poi un procedimento che troviamo spesso nel Vangelo di Giovanni. Gli studiosi ci dicono che il procedimento a spirale, nel momento in cui viene ripetuto un concetto, lo si approfondisce, quasi si penetra il mistero in maniera sempre più significativa, si aggiunge un elemento in più. E in questo capitolo 17, nella preghiera sacerdotale, questo è molto forte, molto significativo. Quindi anche in questa ripetizione cerchiamo di cogliere e di scavare, no? Proprio per trovare quell'acqua che disseta davvero la nostra sete. E il discorso del capitolo 17, la preghiera che Gesù pronuncia al capitolo 17, è composta da 500 parole, ma pensate, di queste 500 parole 100 sono verbi. E questo diventa già significativo. E perché? Perché l'amore chiede di diventare vita, azione. Il verbo esprime questo dinamismo. L'amore di per sé è dinamico. L'amore che poi di lì a poco si compirà in quella che il Vangelo di Giovanni chiama l'ora di Gesù, cioè la croce, preludio della risurrezione, diventa l'espressione massima di quell'amore che è un amore che chiede di essere vissuto nel dinamismo della vita. E di tutti questi verbi ne sottolineo due che sono predominanti rispetto agli altri. Innanzitutto il verbo dare. E anche in questo brano che oggi abbiamo letto, no? Ritorna l'amore che hai dato a me, io ho dato a loro, eccetera. Il verbo dare diventa significativo perché è un atteggiamento anche esistenziale in quel dinamismo che dicevo prima. L'amore chiede
una vita data, una vita donata, è la vita vissuta nella prospettiva della donazione. Cristo dona la sua vita, dà la sua vita, ma poi questa vita viene data a noi e noi siamo chiamati a vivere la nostra esistenza nella prospettiva della donazione, proprio come Lui si è donato. È in questa prospettiva di donazione, del dare la vita, per gli altri, per i fratelli, ecco, c'è la prospettiva del conoscere. Quanto più si vive la vita nella prospettiva della donazione, tanto più conosciamo Dio, conosciamo la verità di noi stessi. La conoscenza che non è soltanto un fatto intellettivo, ma è proprio un dinamismo di rapporto, di relazione. Quanto più doni la tua vita, tanto più conosci il mistero dell'amore. In questa preghiera, un altro elemento significativo che voglio sottolineare è il fatto che Gesù si rivolge a Dio usando l'appellativo di Padre, e lo fa spesso nel Vangelo, lo sappiamo, anzi l'indicazione che ha dato anche a noi nei sinottici, no? In Matteo e in Luca, la consegna del Padre nostro, e nel Vangelo di Giovanni non c'è il Padre nostro, ma qui in questa preghiera 6 volte Gesù dice Padre, 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 per 6 volte. Vuol dire che la settima volta tocca a noi, e il 7 è il numero della pienezza, ed effettivamente il compiersi del mistero d'amore è per realizzare, non solo rivelare, la nostra figliolanza in Lui che è il Figlio. Noi siamo figli in forza di Lui che è il Figlio, e siamo figli in quanto abbiamo lo stesso Padre, e di conseguenza dobbiamo riscoprire la fraternità tra di noi come esigenza del Vangelo, guardare l'altro come un fratello. Sapere che io sono custode dell'altro, altrimenti entro nel dinamismo, no, di Caino nei confronti di Abele. E sono forse il custode di mio fratello? Sì, ciascuno di noi è custode del fratello. Siamo chiamati a essere fratelli tra di noi, a custodire questa fraternità e a sperimentare quel senso di unità. Fa che siano una cosa sola, che è il tema portante di questa preghiera sacerdotale di Gesù. L'unità. La comunione è innanzitutto un dono da custodire, un dono che ci viene fatto da Dio e noi dobbiamo, come dire, accoglierlo questo dono e impegnarci a rafforzarlo, non a distruggerlo, proprio perché siamo destinatari di quello spirito di unità che porta all'unità e non invece, lo spirito del diavolo che divide, che separa. E quanto scandalo fa nella Chiesa, nel mondo, scusate, vedere i cristiani divisi, quanto scandalo fa anche all'interno della nostra Chiesa sperimentare tanta divisione, tanta mancanza di unità, tanta rivalità, tanto spirito del mondo, per dirla con una parola. Allora impegnarsi a essere costruttori di unità significa veramente accogliere quella logica, quel dinamismo dell'amore che ci fa vivere la nostra vita nella prospettiva della donazione, nella prospettiva della conoscenza, ma anche in obbedienza a quella preghiera che Gesù pronuncia al Padre suo e Padre nostro perché tutti siano una cosa sola. E solo quando saremo uniti saremo credibili. Proprio all'inizio del Vangelo di oggi diceva: "Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola." Ma la nostra parola diventerà credibile quando sarà accompagnata dai gesti di comunione e da questa nuova logica dell'amore che lui è venuto a inaugurare e che noi siamo chiamati a coltivare diventando segno eloquente in questo nostro mondo. Allora l'augurio a tutti è quello di poter vivere e sperimentare questa comunione tra noi e fra tutti per costruire questa nuova umanità fondata sull'amore. Un caro saluto a tutti e, come ci stiamo dicendo in questo tempo, io resto con te. Buona serata. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.